Sono passati molti anni da quel giorno. Tutto è mutato. Tanto cemento è stato versato. Ma quei fatti me li ricordo bene. E ancora non so se crederci o no. Quella domenica mattina arrivai all'appuntamento verso le 10. Tu mi hai venduto una cosa che io non volevo. Tu sei un ladro schifoso. Alcide, Caio, Alcide, togliti quel sorriso Alcide, dalla faccia. Quanti anni è che ci togliti conosciamo? Togliti quel sorriso dalla faccia. Ha 20 anni che ci conosciamo. Giusto. Appunto. E io non so ancora come ho fatto a fidarmi di un farabutto come te. Ma tu devi capire, Alcide. No, io non che... devo capire niente. Io dovrei scoiarti vivo. Eh? Tu mi hai imbrogliato, mi racconti un sacco di storie, lo capisci o no? Ma Alcide, devi... No, tu mi devi una spiegazione. Ma che spiegazione, Alcide? Tu mi hai imbrogliato. Ma mi hai venduto una cosa che io non volevo. Ma tu mi hai chiesto... una spiegazione. Mi hai venduto una cosa che io non volevo. Non era quello che ti avevo chiesto. Ma Alcide, no? Non ti ho imbrogliato. Ma come no? Ma secondo te è 20 anni che ci conosciamo e ti imbrogli. Eh sì, l'hai appena fatto. Fatelo spiegare da lui. Praticamente, lui dice che l'ho imbrogliato, ma il problema più grosso, ed è per questo che stiamo a litigare, è che, come dire, un quesito, un rebus, tutto qua, e lui vuole una risposta, e quindi stiamo litigando. La risposta è che tu sei un farabutto. Tranquilli, vado a sentire cosa dice Don Gino, lui saprà sicuramente come risolvere questo problema. Sì. Vado a chiamarlo. No, io non mi convinco. Sì, devi... Di cosa mi devo convincere? Se tu ti calmi... Dimmi di cosa mi devo convincere. Ti devi convincere che io non ti... Tu mi hai imbrogliato. Ma Alcide! E smettila di ridere. Non posso averti imbrogliato. Togliti il sorriso dalla faccia. Non posso averti imbrogliato. È 20 anni che siamo amici. Gonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava, lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Prendevi la mia mano mentre io aspettavo. I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa. Fiorivi, sfiorivano le viole
il sole batteva su di me. Aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Oh Rita, come mai da queste parti? Don Gino deve venire subito nel non luogo, perché si vogliono picchiare. Nel non luogo? E perché si vogliono picchiare? Hanno un grande quesito e non riescono a risolverlo se non con le botte. Venga lei a parlargli prima che se le suonino di santa ragione. Addirittura? Va bene, dai Rita, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Ascoltami, ti ripeto, ti devi calmare. Don Gino ci dà una risposta. Basta litigare adesso. È arrivato Don Gino. Risolverà lui questo grande rebus. Adesso ragazzi calmatevi. Ditemi cosa vi affligge. Don Gino, prima di tutto lui dice che io l'ho imbrogliato, ma non è vero. Ma la domanda è questa. Il nero è un colore? È un vero rompicapo. Non so cosa rispondere. Devo ritirarmi per meditare. Thank you.
com'era il brutto farabutto? Oh, Don Gino, allora? Ha riflettuto? Sì, ho meditato profondamente. È un vero rebus, un problema altamente teologico e fisico, ma, sono arrivato a una conclusione. Il nero è un colore. Pace bene a tutti. Bene a tutti. Amen. Allora? Cos'hai risolto? No, niente. Però sta di fatto che il nero è un colore. Amico prete, mi avete fregato, tu sei un ladro schifoso, un farabutto. Ma dai Alcide, che cavolo stai dicendo? Mi state truffando, io ne ho abbastanza di voi, mi fate schifo, mi fate. Ma Alcide, devi riflettere, ti ripeto, è un prezzo giusto per un oggetto utile come questo? È un prezzo giusto un corno, basta, mi faccio fregare da tutti. Ma cerca di calmarti. Ma non mi calmo, no, sì certo, tu sei un farabutto, tu sei un ladro. Ah, io sono un farabutto, io sono un ladro. Ti metterei le mani addosso. Dai, calmati Alcide. Anche il prete hai chiamato. Il sole ti dà la testa. Hai chiamato anche il prete, non ti vergogni. Ma cosa avete da litigare? È successo che lui mi ha imbrogliato. Io sto qua per la seconda volta a dire che mi ha imbrogliato e lui è ancora convinto di no. Dice ancora che ti ha imbrogliato. Io gli ho spiegato come stanno le cose e lui è ancora convinto di aver fatto una cosa giusta mentre mi ha imbrogliato. E io non voglio andarmene via fregato. Andrò a chiamare Don Gino. Lui saprà sicuramente come risolvere anche questo problema. Don Gino deve venire ancora. Ancora nel non luogo? Sì, perché stanno ancora litigando. E perché adesso? Hanno un altro grande rebus e non riescono a risolverlo se non con maniere grossolane. La prego, venga lei a parlargli. Sì. Va bene, ritagliamo. Andiamo. Adesso viene il prete di nuovo. Sì, ancora. Mi ha fregato una volta quando me l'hai venduto, la seconda volta quando c'era il prete. È arrivato ancora e adesso ancora. E adesso che rebus tenete? Pronti. Il rebus è il seguente. Il bianco, secondo lei, è un colore? Non so cosa rispondere. Devo ritirarmi per meditare. Ancora. Ancora sì? Sei tu che pensi che tutti ti imbrogliano. E beh, lui si ritira a pensare. No, io non lo penso. Io sono sicuro che tu mi abbia imbrogliato. Tu dovresti fare come fa Don Gino. Calmarti e pensare. No, tu dovete cambiare lavoro invece.
ad averti imbrogliato. Perché mi hai venduto una cosa che io non volevo. Io non volevo quella cosa lì, hai capito? Guarda, Alcide, sono veramente stufo. Ma sono io stufo di avere a che fare con persone come te. Siamo qua a litigare da un sacco di tempo e tu non sei ancora convinto della mia realtà. Dai, almeno arrivo ad un giro. È tornato. Allora, avete meditato? Sì, ho meditato profondamente. Anche questo è un grande rebus. Ragazzi, mi avete fatto veramente tribulare. Però, sono arrivato a una conclusione. E qual è? Forza! Quindi, il bianco è un colore. È un colore. Adesso però basta. Non vi voglio più vedere a litigare. Io non torno più. Ragazzi, veramente basta. Ok? Pace bene a tutti! Amen. Hai visto? E quindi? Hai capito? No. Hai capito? Leggi il labiale, hai capito? Ma cosa hai dimostrato? Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che questo televisore che ti ho venduto non è in bianco e nero, ma è a colori. Ti fa il contadino, ti smazza i cortili, chi ruba chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'istante.